Meno male che siamo arrivati nel mio bunker. Diamo, è sbloccato, aspettate. Stanno arrivando degli zombie e la bomba sta per esplodere. Voi Prendete uccidete sto, c'è scritto voi pure il uccidete codice. voi uccidete un attimo gli zombie là che sono là. Io ovviamente cerco di aprire qua. No, sta per esplodere la bomba. Ok, fatto, andiamo, andiamo! Marigold! Andiamo, forza! Correte giù! È il capo, l'ho costruito apposta questo bunker! Gli avevo detto che prima o poi avrebbe servito, no? Sì. Ok. Dovremmo. Dovremmo essere sicuri adesso. Siamo abbastanza in basso. Ok. Vi mostro la vostra. Anzi, vi faccio un tour. Venite, venite allora. Di là. Allora, qua ci sono tutti gli schemi e le radio. Di qua abbiamo la prigione, signore, guardi. Qua puoi intrappolare un nemico. E poi si butta qua dentro il nemico. Questa è la cella. Poi questo qua è un piano ancora da costruire. Poi vedrò cosa farci. Poi allora abbiamo tutta la sala server. Di qua invece abbiamo un po' di panchine per sedersi. Qua abbiamo i dormitori per i civili, che se vengono qua possono dormire qua. Abbiamo anche il reparto medico, come può vedere. È ancora mezzo attrezzato, però finirà tra poco. Finirò tra poco. Poi, dall'altra parte abbiamo, davanti a lei, abbiamo, se entra, da questa parte abbiamo tutti i motori. Come può vedere, sono un pochino tantini. Poi... Di qua, anzi no, venga da fuori qua. Di qua abbiamo il negozio qua, tutto condito con marijuana, come può vedere. Di qua invece c'è la mia stanza. Qua invece ci sono le poste e le consegne, dove lei può venire qua e ritirare tutte le sue mail, ma il fattorino sta... Ma il fattorino sta dormendo. Marigold. E questa, signore, mi faccio vedere anche io. Questa è la sua stanza. L'ho arredata io personalmente. Che ne dice? Che ne dite? Molto bella. Di qua invece sto ancora arredando per vedere cosa farci. Se vuole fare qualcosa lei qua. Oppure vuole renderla una stanza degli ospiti. Vabbè. Qua dentro, signore, però, gli ho messo una cosa che le piacerà tanto. Dalla sua ultima ricerca di togliere dalla stagione 2, capitolo 2, gli ho preso qua la sua Tommy Gun. Poi qua c'è la cosa che di te, Marigold, dei documenti. Beh, di qua c'è una piscina, la sua statua, un cambio, il suo letto, un'altra keycard e del cibo che può prendersi da solo. E qua poi questa qua invece è un altro tavolo di... questo qua è un tavolo di Marigold, sì. Johnson, girati, guarda. Ok, va bene, vado a posare lo zaino, quindi ci vediamo dopo in caso, signore, adesso vado. Arrivederla. Sì. Ora direi di andare nella mia camera privata. Permesso. Apri. No, il mio bellissimo ufficio unito col mio amico. Vediamo, lo posso far vedere. Bella casa che ho costruito. Cioè, un bel appartamento costruito di qua.
qua. Il bagno, ok, o comunque. Meglio togliermi lo zaino qua. Olla. Direi che sono proprio pronto. Vediamo anche queste cose. Un pochino questo. E direi che mi cambio un attimo, mi resto così, dai. Così andrà bene, così posso anche allenarmi un pochino. Puoi andare un attimo nella tua stanza? Certo, signore, io mi sto allenando. Mi sono anche cambiato. Ok. Se vuole può venire a vedere gli allenamenti che sto facendo. Non si può ancora uscire da questo bunker, purtroppo. Anche se vorrei tanto uscire da qua. Però per ora non posso, la zona è troppo lontana. Oh, ciao Marigold! C'è qualche problema, forse? Ci sarebbe qualcosa, mi stavo allenando. Vuoi dormire qua? C'è una camera apposta. Non ti vedo molto seria. Vabbè. Ah, stai pulendo. Fai le donne della pulizia, quindi, adesso. Ok, continuo. Continuo il mio allenamento. Speriamo che c'è un segnale. Devo chiedere la chiave con la pietra. Cavolo, non mi sono mutata nel walkie talkie. No! Cosa? Signore, che sta facendo? Signore! No. Oh! No, niente. La porta! Signore! Apra la porta! Mi è tenuto qua in chiave chiusa. Mi ricordo che ho aperto la porta, ma cosa? No, la chiusa è diversa. Devo mutarmi dal walkie-talkie. Ok. No, tiene la keycard, mi sa. Ok. Ho creato io questo posto, so come scappare. Oh, Dio, un po' di cose non venire. Perché? Puoi tornare un attimo in camera tua. Non mi ha rinchiuso dentro. Ora puoi andare in camera tua, ce la fai. Ma sono già in camera mia, diversi. Sono rinchiuso qua. No, niente, perché? Stavo progettando mi può qualcosa. Mi può liberare? Ma ti libero. Faccio subito. Ok. Oh, chance. Se mi scanno. Ah! Ma ricordo. Qualcuno mi ha aperto la porta. Questa cosa non mi piace. Meglio andare a controllare. Devo andare piano. Chissà cosa terribilmente mi dà. Oh, madre di Dio! Jones. Ok, questo l'avevo. Cioè, più o meno l'avevo visto, ma che cosa sta. Cosa sta succedendo? Jones, non devo venire. Capitano, Mida? Jones, non venire. Ma lei è tutto sporco. Anche Marigold è sporco. No. Ok, diamoci una calmata a tutti quanti. Voi stavate facendo
Quello che penso, non è vero? No, no, no. No, 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 no. sì, ho visto Marigold tutta La sporca. volevo far diventare. No, 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 no. L'ho Sì, toccata con... con il mio tocco d'oro. No, 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 cioè, sì, proprio. Stavate, sì, col tocco d'oro stavate nel letto tu sopra e lei sotto. No, però mi ricordo, no. È la verità, vi ho visti. Non farei mai una cosa del genere. Dana, non venire, non venire. Privacy, privacy. Ma già hai Privacy. distrutto anche il letto! Privacy. Ah. Non ricordo che ho detto perché così mi scamava. A me è capitato un mare, mi È ricordo. tutto sporco! No, no, Jones, Matisse. Jones, perché vuoi guardarmi? No, Jones, non mi guardare, ti ordino a te, non guardarmi. Ti fermi! Aia, Jones. Fermati! Jones, che c'è? No, Le no, devo niente. raccontare di una cosa che è già successa. È molto importante riguardo a Marigold, signore. Basta, ho Allora, spaccato aspetta. questo con la mia Le dico una potenza. cosa. Se, Con secondo la mia... te perché sono vestito così io? A parte aver fatto Hai fatto allenamento allenamento, essere... credo. A parte essere stato allenamento, lei è venuta in stanza. Secondo te perché ero così? E perché lei teneva già mezzo vestito? Stavo facendo, allora ti racconto tutto, stavo facendo diventare Marigold forte come me. Io volevo Sì, distruggere con lei questa sopra e bambina, lei... perché... Con lei sopra e Marigold sotto. Sì, stavate facendo se... Sì, dal mio caso si trasforma dai piedi al cervello. No, ma sì, signore, lei vede che tiene un po' i vestiti Guarda. già, ma lei vede già che tiene metà vestiti, no? Per un motivo, cioè, ci sarà un motivo. Marigold Marigold ti ha tradito. Con me. No, 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 no. Mi Jones. sta dicendo qualcosa. Aspetta, mi sta scrivendo. Ho sbagliato di nuovo. Non ho il tasto per rispondere. Rispondo con l'auricolare, va. Vabbè, io gli ho detto solo la verità, cioè, signore, si ricorda che nella vecchia isola io ho detto che succederà qualcosa di brutto tra lei e Marigold e che c'era anch'io in mezzo? Si ricorda? Quando lei mi ha creduto morto, io sono rientrato. Ma ricorda. Forse si è sbagliato, aspetta. Vedo cosa ti scrive. Mi sta scrivendo. Ah. Ok, signore, l'ho ammesso. No, è mia la ragazza. Ma che ti devo dire? Se hai voluto andare con me, signore, che ci posso fare? Oh! Fermati, stoppati! Potimi lasciare, stoppati. Sì, ricorda che sono sempre un soldato, eh. Io sono sempre una divinità. Ma io la posso uccidere in questo. Posso farlo diventare cieco anche dall'altro occhio. La sto mirando nell'occhio. Nell'unico Anzi, occhio buono che ha. mi stai svitando? Se lei mi spara sul petto, io le sparo sull'occhio. Dici da lei. Allora posso allenarmi. La situazione sta degenerando. Adesso ti racconto tutta Manicolt, se no non facevo quella cosa con me.
A proposito, Marigold, dì qualcosa. Aspetta, Marigold, ma tu ti ricordi che ti avevano assegnato il ruolo di dirigere come si chiama? Di essere un altro membro del coso del tutto condito con marijuana. Vieni. Andiamo un attimo, signore. L'ha presa un pochino male, Mida, eh? Fammi un secondo test. Eh già. Faccio diventare così. Andiamo. Beh dai, per essere uno scherzo è riuscito bene. E non sono neanche accorto che era uno scherzo. Allora, vabbè, io e te gestiamo questo buon posto qua. Ok, adesso non possiamo più entrare, ora mi sono incazzato. Dobbiamo aspettare qua che arrivi il cliente. Comunque, a proposito, Marigold, appunto, ti dico una cosa molto, molto intima e privata, mo molto privata, ovviamente. Vieni. Mi collego alle sue auricolari. Così sento tutto. Ehi, ok? Mi muto. Marigold? Ah, Marigold, comunque mi sa che ti ha cacciato dalla stanza Mida. Si è chiuso dentro, quindi c'è un letto qua. C'è un letto qua dove puoi dormire se vuoi. Marigold? Marigold, però questo pazzo di neve. Vieni. Visto che Mida si è tanto incazzato, vabbè. Vieni un attimo, vieni. Marigold. Non lo faccio per te. Marigold. Ha chiuso la porta, non possiamo entrare. Vedi, te l'avevo detto. Basta, ma scusi! Fermati! Ti devo dire una Uscite cosa! fuori dalla mia camera! No! Ma cosa? Ma ti devo dire una cosa importante! Ma fammi Mida! cambiare i vestiti, che sono tutto Mida! così! Mida! Era uno scherzo quello che ho fatto prima! Senti, non mi fare incazzare, No, Sherlock, io non ci metto me ne neanche un vado! vestito d'oro! Era uno scherzo pacifico! Ah, mi seguo Ti ancora. faccio diventare come quel tipo che porta quella pallina degli specchi. No, 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 Donati! no, 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 grazie. Tutti e tre Grazie. dorati! Lo voglio. No, grazie, preferisco di no. Nel dormitorio devo andare, ma solo. Ora si entrano. Io Marigold, veramente abbandono il bunker e devo. me ne vado a suicidare. Devo mutarti un attimo da Marigold, 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 Marigold. Allora, mi metto qua. Marigold, 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 Marigold. Ascoltami, allora. Facciamo un altro scherzo, seguimi. Allora, aspetta, ma te lo dico un attimo. Basta, basta, prendi un po' di neve. Basta, basta. Vabbè, allora. Mo ti dico questa cosa, Marigold, ascoltami. Allora, senti questo scherzo, noi stiamo nel letto insieme e facciamo finta, capito?
fammi tipo due cose, Sico. Guarda. Marigold. Vieni. Ah, c'è dato. Sì, credo di sì. Hai accettato. Lascia il pozzo di neve qua. Aspetta. Ok. Cosa è successo? È morto impossibile. Vieni. Ho perso il collegamento. Vieni un attimo. Ora. Facciamo mo finta, ok? Finta. No, vieni qua. Vieni qua. Aspetta. Moria tipo l'auricolare. Marigold tipo auricolare fatto. Marigold finalmente siamo solo io e te in camera mia. Cosa sto sentendo? Ti aspetto qua, cambiati. No! Chi è la chitarra? Chi è che ha usato la chitarra? Questa camera. Ok, Brutus. Brutus, ascoltami. Brutus. Okay. Mi chiami un attimo a Marigold che è ancora nel camerino. Per favore, grazie mille. Aspetto, l'aspetto qua. Tu fa sempre da guardia, mi raccomando. Ma te mi stai bene lo stesso. Vieni. Mi va bene anche lei. Johnson. Cosa sta sentendo? Finalmente insieme noi due, eh? Oh mio Dio. No, non so se mi devo dissociare oppure mi sono abituata. Dove sta? Camera di Jones. Dove sta? Meno male in questa lì. Ora basta. Oh, che fai? Non è Marigold, è la mia ragazza. Cosa vuoi, Meida? Meida! È la mia ragazza. È la mia ragazza! Ero collegato all'auricolare, ora dice tutta la verità. Benissimo! Il secondo scherzo è andato benissimo, che poi era con lei. Mida, io ne ho tante. Aia! Ora.